Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo qui con il primo video dell'anno e secondo me non c'era video migliore per iniziare questa nuova stagione. Oggi vi mostro cosa c'è dentro al mio zaino fotografico. Per Natale ho fatto un upgrade allo zaino fotografico e sono passato al Protactic 350 della Loewe Pro, a mio parere uno tra gli zaini migliori in circolazione. Se volete uno zaino capiente ma allo stesso tempo che abbia delle dimensioni abbastanza contenute, questo è lo zaino perfetto per voi. C'è anche una versione un po' più grande da 450 se magari avete, non so, più corpi macchina, obiettivi eccetera, se no questa versione che ho preso io, quella da 350, va più che bene. Io ho scelto questa versione perché volevo uno zaino abbastanza compatto, ne ho già uno più grande, ed inoltre volevo uno zaino che potevo trasportare in aereo come bagaglio a mano, quindi questo era perfetto. Esternamente lo zaino ha solamente due piccole tasche, infatti io in una tengo di solito un anellino per fissare le piastre dei cavalletti e poi inoltre in questa tasca tengo anche le chiavi di casa. Invece nell'altra tengo un sacchetto per quando piove per coprire la macchina fotografica. È un semplice sacchetto del gelo che sono andato ad incidere all'estremità per far passare l'obiettivo e poi di solito lo tengo fermo con un elastico. Prendetene magari uno di grandi dimensioni, così coprite anche il corpo macchina e siete a posto. Invece magari di spendere soldi per quei sacchetti che di solito vendono su Amazon che poi si rompono, prendete un bel sacchetto antigelo e secondo me siete a posto. Poi lo zaino si può aprire in più modi. Ha un'apertura dall'alto se voi mettete poi la fotocamera subito in quel punto e la potete estrarre. In questo caso non c'è perché la sto utilizzando per registrare, però appunto nel caso potete estrarla da lì. Se no ci sono altre due aperture sui lati in basso, sia nella parte destra che nella parte sinistra. Anche qui, in base poi a come organizzate lo zaino, potete estrarre la vostra fotocamera, oppure se avete più corpi macchina, uno lo mettete in alto e uno lo mettete in basso. Poi c'è invece, diciamo, l'apertura, quella principale, che è intorno allo schienale, quindi bisogna appoggiare lo zaino e si apre, c'è la cerniera tutta intorno allo schienale e di conseguenza appunto una volta che lo aprite avete la parte dello schienale dove ci sono alcune buste e lo scomparto del computer e poi c'è la parte di tutti gli accessori dove ci si può organizzare. La parte dello schienale, che è la parte dove c'è meno roba di solito che tengo, di solito, allora, essendoci appunto la tasca del computer, metto il computer. In questo caso io ho un Huawei da 13 pollici e ci sta perfettamente. Questo computer solitamente lo utilizzo per quando viaggio, per fare backup, salvataggi, trasferimenti ed editare qualcosa al volo. Poi io principalmente edito poi tutto a casa, quindi è un computer che mi permette di avere qualcosa quando viaggio. Nella parte davanti, dove ci sono le due tasche, in quella in alto tengo un SSD della SanDisk da 1 tera, quello portatile e a mio parere uno tra gli SSD migliori, molto compatto, leggero e mi permette di trasferire, salvare dati, fare backup eccetera. Poi tengo un hub con la USB di tipo C da collegare al computer per, non so, inserire l'SD, fare trasferimento dati, eccetera, e appunto come tutti gli hub. Poi nella tasca sotto tengo una penna, che non si sa mai, e una mascherina, vista la situazione, anche qui di scorta. Vista la parte dello schienale, che è quella più veloce, passiamo al cuore dello zaino, quindi dove c'è tutta l'attrezzatura. Allora, nella parte in alto, dove vedete un buco, solitamente tengo la mia Sony A7 III con cui sto registrando e in questo momento sto registrando anche con il 35 mm, quindi anche lì l'altro buco che si vede è per l'obiettivo appunto. Poi l'obiettivo che in questo momento è messo un attimo lì così, che di solito è sempre montato sulla 7-3, è il 28-75 della Tamron ed essendo il tuttofare che ho per la mia Sony,
solitamente appunto è quello montato più spesso ed è anche quello un po' più ingombrante, quindi ho scelto di metterlo, cioè mettere la fotocamera in quella posizione e poi intorno mettere le lenti fisse. Dopodiché ci sono tutti gli accessori. Allora, nella parte dove tengo anche il 35 mm c'è una bustina dove al suo interno tengo lo strap per fissare la fotocamera al polso. Poi ci sono vari cavi, solitamente tengo un cavo Lightning per caricare l'iPhone e un cavo USB-C. E poi c'è anche una custodia per il filtro CineBloom che utilizzo ogni tanto, quindi me lo porto dietro. Poi sotto alla 2875 c'è una batteria di scorta che non si sa mai, che mi porto sempre dietro, oltre un'ulteriore batteria che è sempre nella Sony. E dopo ho un portafiltro, anche qui non si sa mai, dove all'interno tengo un panno per pulire le lenti. E se devo smontare per esempio un filtro che ho montato sulla lente, lo appoggio lì e monto poi, non so, tipo il CineBloom o un altro tipo di filtro. Poi nell'altra parte abbiamo il caricatore che appunto mi serve per caricare le batterie, anche qui col suo cavo per collegare il caricatore, e poi ho la pompetta per pulire anche qua sempre l'obiettivo, un po' la fotocamera dalla polvere. Poi invece la metà inferiore diciamo che vado a modificarla un po' in base alle esigenze. Nel caso in cui devo viaggiare tengo solitamente questa impostazione, quindi nella parte centrale c'è il power bank che mi permette di andare a caricare tutti i vari dispositivi che possono essere il telefono, batterie, la GoPro eccetera, quindi un power bank me lo porto sempre dietro. Poi ho il contenitore, la custodia dell'SD dove tengo tutte le mie SD appunto di scorta ed eventualmente anche micro SD per la GoPro. Poi abbiamo il caricatore a muro per il portatile. Infine c'è la pinza che utilizzo per girare i POV. Preferisco questo accessorio rispetto a quello del petto perché è meno ingombrante. La pinza vado direttamente a pinzarla sulla spalla dello zaino e sono pronto per girare. Dopodiché, ultimo accessorio rimasto è la GoPro. In questo caso la tengo sul fondo dello zaino, avendo spazio. Se invece ovviamente ho situazioni in cui mi devo portare dietro altra roba, sicuramente lascio a casa il case della GoPro e porto soltanto la GoPro. Però in questo caso c'è spazio, quindi mi porto dietro il case dove all'interno tengo la GoPro con i vari accessori eccetera. Quindi questo è ciò che c'è all'interno del mio zaino fotografico. In descrizione vi lascio tutti i link all'attrezzatura e agli accessori vari. Spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Se così è stato, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E se non volete perdere aggiornamenti e le foto che faccio, seguitemi anche su Instagram. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.